Oh! Cos'è stato? Oi! È venuto dell'elicottero così a tradimento? Entra! Entra! Dio mio, mi stanno sparando dall'elicottero! Parti! Ehi, hey, gente, questo è il video del primo suo canale con una nuova puntata di Project Zombo, liberazione del Kentucky. Torniamo noi con il signorino Vio Terzo. Sono le 6, ancora buio e siamo ancora fuori forma. Ma torniamo noi con il nostro potentissimo eroe che dovrà liberare la regione da tutti gli zombie. Adesso abbiamo liberato abbastanza la regione del... di Riverwood. Riverwood. Rosewood, Riverwood. Perché no? Riverwood e Skyrim. Ma come cavolo faccio a confondere con questi tra i videogiochi? Comunque, torniamo noi a Rosewood. Al buio. A liberare questa bellissima regione. Nella puntata precedente abbiamo liberato gran parte della regione, se vi ricordate. Tra cui la stazione, quasi tutto. Adesso che cosa ci manca? Se possiamo vedere. Noi dove siamo? Noi siamo qui adesso, nella nostra faccina felice. Anche questa è una faccina felice. Ma dovremmo andare, direi, da qualche parte qui verso la base militare. Perché ho intenzione di recarmi alla base militare. O comunque alla prigione, che sono dei posti abbastanza interessanti e abbastanza popolati da zombie. Ora come ora abbiamo liberato abbastanza... per bene, direi quasi tutta Rosewood, quindi questa zona qua direi che è abbastanza liberata. Qua non ci sono ancora stato, quindi andrei a dare un'occhiata veloce qua. E questa zona residenziale anche non credo sia stata liberata per bene per... ma non so se farlo subito, sì, dovremmo fare così, dai. Abbiamo alle nostre spalle 1500 uccisioni, più le va altre 1500 degli altri due personaggi. Tre personaggi, Francine... era Francine Deal? Non mi ricordo. Mi pare fosse Francine Deal il primo personaggio. Francine e gli altri due Vio. Adesso torniamo noi con il nostro Vio Terzo, che si spera sia l'ultimo. Adesso, una cosa che voglio fare al volo, ma proprio essenziale per me, è liberarmi di sta schifezza di cintura da 4 soldi, di toolbelt, perché me la rimuovo sempre quando mi alleno. Dov'è la mia cintura vera e propria? Cintura. Non ce l'ho. Tu sei, non ho una cintura. Mannaggia a te, Tasi. Però prenderei questi coltelli al volo, li metterei nel mio zaino. Sono sovraccarico, quindi mi devo liberare di qualche cosa così al volo. E il cibo qua posso anche lasciarlo qui. Tanto di cibo ne troverò in abbondanza, secondo me. Vorrei prendere il fucile Varmint, ma al momento rimarrà qui perché 4 di mira non è abbastanza, non è abbastanza adeguato per riuscire a uccidere tutti gli zombie in maniera efficiente con sta schifezza di mira che ho. Adesso sono carico di 17 kg, il che dovrebbe andare più che bene. Lasciamo tutta la roba qui. E le vitamine possono... purtroppo non ho una cintura, ma ne sarei liberato al volo, se no. Direi di iniziare a bere delle pillole così, qua e là, giusto per mantenere un po' di energia. Ehi, cos'era? Un cervo quello. E direi di recuperare un veicolo al volo. Credo che ce ne sia uno qua dall'altra parte. Purtroppo non... no, credo di aver recuperato 15 colpi per 9 mm, se non sbaglio. Inserisci il caricatore, inserisci il caricatore. Carica i proiettili nel caricatore, fai così. Sentite zombie dall'altra parte del... del recinto. Io sento solo dei grilli. Mi do assolutamente a lavare dal sangue che ho. Assolutamente. Zombie non ne vedo, non ne sento. Inseriamo un caricatore nel... nella pistola. Qua sono abbastanza ben messo. Vediamo queste macchine come sono messe. Ho quella macchina lì, però... ho il single loading. Perché mi dici single loading, ragazzo? Purtroppo però non ho più asce. Questa è una cosa che mi mette abbastanza a disagio. Questa come era messa? Se provassi a rubarla? Perché mi sembra una bella macchina. Poi c'è la sirena. È ottima per attirare nemici. È ottimissima. Non ha carburante, mannaggia a te. No, non ha carburante. Batteria a posto ma non ha carburante. E allora, come possiamo recuperare il carburante? Non mi ero preso una damigiana di benzina. Posso metterlo nella pentola, secondo voi? No, non funziona così nella vita reale. Purtroppo. Purtroppo. E il gioco, quando deve essere realistico, è realistico. Adesso vediamo se ho qualche... lava veicolo? No, assolutamente no. Vediamo se ho qualche... no, non ho contenitori per il carburante. Vabbè, ce ne andremo con la nostra macchinetta da 4 soldi. Che è in buone condizioni, tra l'altro. Vedete, si accende subito. Sì, era in ottime condizioni quando l'ho recuperata. Ho investito qualche zombie qua e là durante il viaggio. Ho rotto due finestrini, ma non è nulla di gravissimo. Oh, degli amici miei da liberare. Cioè, liberare effettivamente. Mirare! Fuck! 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 Oh, ma a cosa cazzo stai sparando, ragazzo? Quello è ancora vivo. Oh, in 6 colpi ne abbiamo uccisi 3. Rigare. 5, 6. Ok, siamo pronti a sparare. 1, 4, 5, 6. Oh! Beh, stiamo un po' ragionando con i proiettili adesso, eh. Vediamo se questi ragazzi hanno qualcosa da condividere con me. Cosa al volo, camicia da bosco. Camicia da bosco, camicia da boscaiolo deficiente. Destro, smonta orologio. Non ho un cacciavite, perché non ho un cacciavite?
Non ho messo niente di utile nel bagagliaio. Niente di niente. Oh, Smith & Wesson. Modello 5906. Ma ho già la Glock. E poi la condizione, le condizioni di questa pistola fanno cagare, quindi quel che mi riguarda va benissimo questo. Qui non c'è niente, niente di niente. No, non avete niente voi ragazzi. Credo di aver ucciso tanto tempo fa. Non so se vi siete ancora decomposti. Ok. Niente. Dai, dalla stazione dei pompieri sarebbero già usciti degli zombie se ci fosse veramente qualcuno là dentro, vero? Vi sente qualcosa? Dovrei andare a liberarla. Vediamo. Chi c'è qua dentro che osa fare il rumore? Voi sentite qualcuno? Io non sento niente, no? Oh, sento qualcosa. Sento qualcosa, signora. Ok. Ma porca, c'è la miseria. Mi faccia ricaricare. Ancora vivo. Ah sì? Se te la metto in bocca, come la mettiamo? Se te lo metto in bocca. Sto cannone. Quanti colpi ho ancora per la mia pistoletta? Beh, sono piuttosto malmesso. Non sento zombie, sarebbero già intervenuti se ce ne fossero altri. E andiamo verso la prossima destinazione. Quante cartucce ho per il fucile? Oh, 13. 9 mm, neanche sono ben messo. Veramente sto andando verso una base militare quando... quando ho letteralmente così poche munizioni. È davvero una cosa intelligente? Ma io ho mai fatto cose intelligenti in questa serie? Questa è una domanda alquanto importante. Oh, signore, per non perdere tempo. Grazie. Non ho voglia di scendere dalla macchina. Ah, bello, questi qua li posso abbandonare. Ci passerò dopo. Ci passerò dopo da queste parti. Signora, non le conviene. Scusi, mi scusi. Stanno rubando le gomme a quel poveretto. Vi rendete conto? Sti animali. Ah, troppo veloci, troppo veloci, troppo veloci. Non rompete le balle. Questo cos'è? È un posto di blocco. Posso schiantare contro questo? Ah, posso passare tranquillamente. Ok, meglio così. Forse era di qua. Non mi ricordo, mi pare fosse qua giù. No, questa era la prigione. Ah, sì, questa era la prigione, non era la base militare. Ok, però nella prigione c'è una specie di... magari che si chiama? Di deposito armi. Ma a me non interessa adesso la prigione. Dovrei ripulire la prigione? Il Kentucky State Prison senza armi? Veramente? A cosa? Manganellate? Questa è una macchina della polizia, magari ci sono delle scatole di cartucce qua dentro. Sempre che sia aperto. Oh, sì, sì, ci sono. Come immaginavo. Ragazzi miei, esce una Glock, eh? Lo vuole sparare a me? E te spara a te, bastardo. No, non facciamoci beccare. No! Scusi. Scusi. Oh, quello c'è un macete nella schiena. Mi piace. Ah! Sarebbe un caricatore intero. Ne ho due riempiti. Se riesce ne uno pieno. So che ne avevo due. Non mi prendi per il culo, so cosa avevo. Forza, ragazzi miei. Che altro dovrei aspettare di più tra un colpo e l'altro? Però porca miseria. Mannaggia a voi. Siete troppi, ragazzi. Siete troppi per me. Piano B. Signore, lei non mi disturbi per cortesia, grazie. Prossimi. Vi ringrazio. Cosa stai facendo tu, ragazzi? Stai cercando di mordermi per caso? Veramente stavi cercando di mordermi? Ah! Devo contare i colpi, è un'abitudine che ho perso purtroppo per me. 4. Cosa? Ne ho... solo 5 ne ho dentro. Ok, adesso si ragiona. Ragazzi miei. Bang! 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 Quello ancora vivo. Bang! Bang! Ho finito i colpi. Qualche secondo. Ok. Ok, questa non è una buona notizia. Purtroppo ho lasciato il motore acceso, il che vuol dire che staranno tutti a ronzare intorno al mio furgoncino. La mia macchinetta. Ah, ho quasi paura. Sai cosa? Sai cosa mi fa più paura? Il non avere abbastanza munizioni per uccidervi tutti. Allora, chi fa ancora il figo con me? E ne vuole un altro. Ne ho in abbondanza per tutti voi, merdine. Sono contenti io di aver trovato un pezzettino di prosciutto ambulante. Ah, allora. Cosa? Perché non mi dai le opzioni di ricarica? Cosa?
Dammi le opzioni di ricarica. Ah, non ho più munizioni, per questo non mi dà le opzioni di ricarica, sei così in merda. Apri. Ottimo. Ora possiamo ragionare, ragazzi miei. Però prima, non prima di aver preso i miei beta bloccanti fidati. Prendi pillole. Arrivo subito da voi. Oh, ok, ora si ragiona. Ora vediamo come me la mettiamo con il panico. Ma sì? Credi che io non possa più fare critici? Credi che io non possa più fare critici, eh? Sono coraggioso e drogato. Una combinazione alquanto pericolosa. Ah, è finito le munizioni. Mannaggia a te, figlio di puttana. Te stavo per sparare in bocca con piacere immenso. Sei colpi, ragazzo. Ok. 3 4 5 6 Non ho più munizioni. Aspetta un secondo a me, eh? 622 uccisioni, per niente male. Abilità. Signora, guarda qui. Sarà per la prossima, signori. Vuoi darmi un morso? Sarà per la prossima. Quanto siete scarsi come zombie voi. Mamma mia. Però ne arrivano sempre di più. Questa è una cosa che mi mette alquanto a disagio. Guardate che ne arrivano sempre di più. Stanno tutti lì a ronzare intorno al mio furgone. La mia macchina. Lasciate stare la mia macchina, bastardi. Ah, non sono allineati sti stronzi. Bei capelli. Bel faccino. Oh no, mi stanno circondando, Leslie. No, uomo cappotto mi sta per prendere. Ah, oh, non ho più munizioni. Me ne sono accorto adesso. Oh, cos'è l'infila? Una katana! Oh, una katana, ragazzi. No, no, no. No, no, quello c'è una katana. Voi non avete capito cosa ho ritrovato. Voi non avete capito cosa ho trovato. È una katana? Vero che è una katana? No, no, non mi cagate il cazzo. Ho trovato una katana. Tu, ragazzo, non hai capito cosa ho trovato. È una katana veramente quella? Ah, voglio prenderla. Voglio prenderla a tutti i costi. Dai, sono troppi. Perché ho lasciato la macchina accesa? Affanculo questi tre che arrivano. Da! Ho tirato, non ho fatto lo schlick schlick. Ok. Ho trovato una katana, sul serio. Ho avuto la fortuna di trovare una katana. Ah, sono troppi. Ho solo due cartucce. Cosa? Ho solo due cartucce per il fucile. Cazzo. Non è una cosa buona, eh. Oh, la katana, forse la possiamo recuperare. No, sto per fare la fine di Vio Secondo. Sì, è una tactical katana. Ok, non è la stessa cosa di una katana, però voglio dire, è un'arma lunga, è una lama lunga, allo stesso modo. Oh, madonna mia, qui devo usare il vecchio trucco dell'incendio. Vecchio trucco del dar fuoco alla gente. Purtroppo però la vedo un po' tosta, visto che non ho alcun modo per accendere questi corpi. Ah, naggia a me. Ah, non è di più. Vai via, quello c'ha un ascio nella schiena. Vai via tu, scemo. Ok. Ok. Mannaggia a voi, stupidi zombie. Non ho più colpi. Cazzo, era l'ultimo colpo questo. La macchina come siamo messi? Utilizzeremo il vecchio trucco della macchina. Utilizzeremo il vecchio trucco della... Noi, do contro cazzo. Immaginate fossi morto così. Ragazzi miei, forza. Vai via. Cosa, mi stavo per mordere, sto su io. Ah, non posso entrare nella macchina. Ormai dopo quella vecchia lezione non lo rifaccio più. Madonna mia, oh, mi sembra di pregare tutti i santi prima di sparare un colpo in questo gioco. Veramente mi devo far benedire dalla Madonna. E di sparare. Oh, quello c'ha un altro macete nel collo. È un karambit. Ok, male male. Ora sta arrivando pure la fave. Ok, forse la speranza c'è. Aspettate, datemi qua la tactical katana.
Prova questa tattica al katana. Dammi qua. Oh! La cosa sbagliata delle katane è che le teniamo letteralmente con delle mazze da baseball in questo gioco. Però scusatemi, datemi un secondo, liberiamo un po' l'inventario, non voglio perdere troppa energia inutilmente. Metti questo nella cintura come dovrebbe essere, grazie. Guarda qui. Ah, sì, è una katana vera e propria. Sì. Mi sento Michonne adesso. Il fatto è che sono a livello basso con le lame lunghe, quindi il danno fa un po' cagare. Cosa? Sono due di lame lunghe? Guarda, perché cazzo faccio così cagare? Ma stai scherzando? Cosa? Devi uccidere in un colpo le. La katana è per questo che è famosa. Ma allora mi prendi per il culo, ero contento per niente. Ho trovato una katana buggata. Oh, stanno arrivando pure i prigionieri. Quanti sono qua secondo voi? Ah, cosa c'è? Una chiave per una macchina. Questi hanno munizioni, qualcosa, niente di utile. Oh, oddio! Pieni di proiettili sono questi. Intanto devo pensare a questi stronzi. Ok. Dai, devi cadere, pezzo di merda. Devi cadere, pezzo di merda. Allora, questo sicuramente il fucile a pompa ormai lo dovrò mettere nel mio zaino. Non ho scelta perché tanto non ho più munizioni. La katana la devo equipaggiare. Sai cosa? Non so proprio cosa fare adesso. Siamo scarichi. Oh no, ma che paura, ragazzi miei. Sto tremando tutto. Sto tremando tutto. Quanti sono sti simpaticoni? Tutti pronti a mangiarmi. Ma proprio tutti. La macchina! La mia unica via di salvezza. Ah sì? Ed è veramente che abbia paura di voi? No! Entra nella macchina per la Madonna. Il mio vecchio stratagemma. Vroom vroom, bastardi. Vroom vroom. Ok. Vediamo se... Oh, non spegnerti, per favore, per tutti gli dei. Non ti spegnere. Non ti spegnere, eh. Ok. Vecchio stratagemma. Vroom 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 vroom. Adesso? Come la mettiamo? Una lavatrice, ragazzi miei. Una lavatrice. Ah, sì, sì. Eventualmente ce la farete. Nel frattempo sapete cosa posso fare io? Indovinate un po'? Dov'è? Dov'è che sta la mia amichetta? Cosa? Richiede... Come non ho un accendino dei fiammiferi? Stai scherzando, vero? Stai facendo lo spiritoso con me? Perché ho fatto, sto facendo sta cosa? Perché tanto di veicoli da sacrificare ne ho. Oh! No! Via. Questa non è una cosa buona. Non si spegnere macchina. Se no siamo belli che salutati noi. Siamo belli che fritti. Ok. Piano. Vroom. Ah, sì. Le vecchie strategie che non deludono mai, ragazzi. Tra l'altro adesso gli zombie possono pure strisciare sotto le macchine, quindi fate attenzione, non funziona più mettere le barricate per gli zombie. Ho sentito uno sparo. Che cazzo è il suino che ha sparato? Chi è la bestia che ha sparato? Oh sì. Oh sì. Oh. Guardate. Fatelo e guardate semplicemente le uccisioni aumentare. Via. Ah, non picchiate la mia finestra. Non osate. Non osate mai più farlo. Spegni sta cazzo di schifezza. C'è la pompa, la mia arma preferita. Puoi dirlo forte. No, lascia stare quel lampione. Ma di cazzo siete? Ma quando di cazzo siete? No! No! Errore gravissimo da parte mia! Excuse me! Signore, lei mi ha rotto il cazzo. Grazie. Aspetti, mi sembra ancora vivo. Mi sembra... infatti mi sembrava ancora vivo. Vediamo un secondo.
risolviamo subito. Oh, ora sì che sto bene. Ora sì che sto bene. Ok, sta funzionando. Piano piano. Non ti spegnere, suina. Ok. Ma come sono cattivi però, eh. Quanti zombie avrò fatto fuori con la macchina? Ci sono neanche 56. Mannaggia a voi. E dai, stronzetti. Questi pezzi di merda che non vogliono credere. Ne hanno appena uccisi tre dopo tutto sto casino. Forza. Posto. Oh oh. No, esci. 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 E oh. Hai ancora la torcia accesa tu. Deficiente. Ma sì? Ti piace fare il figo con me, eh? No. Tieni la pistola. Prendi il fucile a pompa e levamolo dalle palle, per favore. Mi stai cercando di farmi arrabbiare, raga? Dimmi, stai cercando di farmi arrabbiare? Ho finito le munizioni anche di quello. Oh. Ok. Ottimo, adesso. Prendi la katana. No, la prendiamo dopo. Ma quanta vita avete, piccole merdine? E crepate! Crepa! Che cazzo, odio le 9 mm su questo gioco, fanno veramente cagare. Guardate ragazzi, devo ricaricare. Un secondo e sono da voi, eh. Un secondo e sono da voi. Cercate di mantenere la calma, c'è un pezzo di me. Il trenino, ciuf ciuf. Il trenino di striscianti c'è qua. Che ridere. Allora, riproviamo. Riproviamo. Con fila indiana. Con calma. C'è del piombo per tutti. Non sono in fila indiana, proprio il peggio dei vecchi alle poste, proprio. Rispettate la fila, pezzi di merda. Oh! Signora! Lei si sta per beccare un bel colpo in faccia, ma è stata troppo furba. Ha aspettato che io finissi i colpi. Si è spenta la macchina, sta stronza, che mi ha abbandonato all'ultimo. Hai sparato letteralmente quello dietro. Signora, lei con la felpa gialla, mi sta rompendo il cazzo. 4 di mira, ragazzi, 4 di mira, letteralmente. 4 di mira, io dovrei essere un professionista adesso. Faccio cagare. Ah, state andando. Ah, stupida prigione. Equipaggia la katana, va. La faremo alla vecchia maniera, forza. Ottimo. Però prima prendi dei beta bloccanti e fumati una bella sigaretta. Ah no, ho finito gli accendini. Qualcuno di voi ha un accendino, ragazzi, da prestarmi? Devo solo fumare una sigaretta. Quello c'aveva delle munizioni, bastardo schifoso. Devo solo fumare una siga. Dai, fratello. Devo solo fumare una siga. Dai, fratello, mi serve un accendino. Credo puttana, lascia una sigaretta. Devo fumare una sigaretta, ste bastardi, non c'hanno niente. Va bene, nessun problema, nessun problema. Oh, Gesù! Troppo ciccione per combattere con la spada, purtroppo. Quella che fa l'intendettrice da sport, invece. Ah, so come risolverlo. Diciamo che berci, mangiare della scatola in carne, come si sa. L'avete mangiata della scatola in carne? La roba più buona del mondo, la scatola in carne. Apri! Ah, devo essere fermo, scusa. Ok. No, aspetta, devo essere fermo. Siamo solo l'ultimo secondo, ottimo. Adesso, mangia della scatola in carne tutta. Mmm, che buona la scatola in carne. Ottimo! Ora sono come braccio di ferro. Che lentezza d'attacco, che lentezza. Scusi. Scusi. Una per volta, dai, ce n'è per tutto. Ah, che paura. Fede di puttana, io sono diventato samurai adesso io. Da marinaio muratore, ora sono diventato samurai briatore.
Oh, mannaggia a voi. Siete decisamente troppi, ragazzi miei. Ehi, quelli stanno qui, ragazzi. State cercando di ignorarmi, per caso? Scusatemi. Unitevi alla festa, venite a mordermi. Forza. Devo fumare, non c'è una sigaretta. Ah, cazzarola. Mi hanno quasi preso, sul serio. Sul serio, fate i bastardi con me. Prigioniero! La sua pena a morte è appena stata emessa. Poliziotto? Tu vuole mangiare a me sul serio? Tu non vede che io non sono buono? Condizione, si sta rompendo! Quanti ne ho uccisi? Ho terribilmente ucciso due zombie con sta roba. Si sta rompendo, di cos'è fatta? Di Lego è fatta sta spada. Ah! Signore, la sua pena a morte è arrivata. Addio. Lei ha scontato la sua pena. Devo portare. Troppo stupido, si è fatto beccare, coglione. Io vado le tasse da sempre e non mi hanno mai preso. Lui si è fatto prendere, coglione. Oh, madonna mia. Ah! Vi prego, ragazzi. Siete decisamente troppi, oh. Scusatemi, ok che sono venuto male equipaggiato io, però... La madonna. Messo di merda, sono messo. Allè. Allora, riposizioniamoci. Porcaccia la miseria. Ah! Che cagata che stavo per fare. Il fatto che questi dovrebbero aver tutti perso della vita per colpa del mio attacco con la macchina, no? Ma non sto uccidendo nessuno. Abilità? Beh, tra poco con la corsa sono migliorato. La forma fisica che mi preoccupa. Solo 2400, mi devo allenare di più. Considerando che continuo a correre, a camminare tutto il giorno in questo gioco, la mia forma fisica dovrebbe essere smagliante. Invece no. Faccio cagare. Finalmente stanno morendo. Beh, mira, è quasi al 5, dai. Non ho più munizioni, ho solo 4 più 4 colpi. Male. E ora? Ho un colpo. Ancora un colpo. Ottimo, l'ho impiegato bene. Adesso ho quelle altre armi, oltre a questa schifezza. Dell'inventario, armi, armi, armi. Beh, ho un manganello. Ho una paletta da giardiniere. Ci credo, ci credo. Ah! C'eri quasi riuscito. Antidepressivi? Cos'è l'antidepressivo, ragazzo? Sono stanco. Ho per caso visto... con la rottura di palle di affaticamento. Vitamine. Oh, su, non sto uccidendo nessuno. Che due coglioni. E che li ho fatti arrabbiare? Non potevo farmi i fatti miei. Se sto facendo fatica con una prigione, figuriamoci con una cazzo di base militare che sarà strapiena di zombie. Tu cos'hai di bello? Qualcuno gli va delle munizioni? Ho visto delle 45 CP lì da qualche parte. Poi c'era un tipo che aveva addirittura due pistole. Ma non so dove che l'ho visto. Lei cos'ha qua? Niente. Oh! Ascia da pompiere. Tu non hai capito, non l'ho vista prima. Ascia da pompiere. Io sto facendo il samurai quando c'è un'ascia da pompiere lì. Stai scherzando? Io sono stupido a certe volte. Non ve ne siete accorti voi? Facendo il samurai quando c'è un'ascia da pompiere lì, ragazzi. Sì, sì, Claudette. Quella c'è proprio una faccia da Claudette. Tu da dove arrivi, figliolo? Che c'è, vuoi venire alla festa? La festa è già finita per te. Non sei desiderato qui. Vai che ho visto le munizioni. Cosa vuoi tu? Portati bene. Vai via, scemo. Oh, ti ho detto di andartene via. Oddio. Bastardo. Questo qui no, adesso deve morire. Ha quasi preso. Deve pagare con il sangue questo affronto. Dovrò proprio utilizzare bene lo stamina che mi rimane, eh. E voi direte, perché non entri in macchina? Perché ho paura che non riparta. E se non riparte la macchina... Già sui finito. Se non parte la macchina già sui finito. Dov'è la mia idata ascia? Avevo visto un'ascia qui da qualche parte. Non mi ricordo dove. Dove era quell'ascia? Era nella schiena di una delle signore qua. Chi che aveva l'ascia nella schiena? No, no, no. Tu hai le 45 CP. No. Chi che aveva l'ascia? Ah, eccola qui. Eccola qui. Signora,
Lei molto molto brava. Dammi qua. Dammi qua. Osse, osse, osse. Ora sai che si ragiona. Levami via sta schifezza. Ma ficcatela su per il culo, non vuoi più vedere. Cagata di arma. Cagata di arma, guardate qui, vi faccio vedere io bella pistola. Dov'è? Dov'è? La mia ascia? Stai scherzando? Che cazzo l'ha infilata? L'ha presa o non l'ha presa? Ah, eccola qui. Oh! Cazzo è stato? Oi! È venuto dell'elicottero così a tradimento? Entra! Entra! Dio mio, mi stanno sparando dall'elicottero! Parti! Parti! Mi stanno sparando! Parti! 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 Vedete perché non volevo salire in macchina? Posto qua. Esci! 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 Cazzo! Esci! Oh, per la Madonna! Chi è che mi ha morso? Lacerazione mano destra. Buono, 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 buono. Meglio di un morso, 25% di probabilità di infezione. Che cazzo mi ha sparato? Avete visto? Perché ho messo gli eventi dell'elicottero? Oh! Hanno tirato un intero mondo. Fanculo. La mia macchina è rotta. Hanno tirato un intero mondo. Allora, c'erano delle chiavi per una macchina lì. Con la lacerazione non ho niente di buono. Vediamo. Stavo cercando di equipaggiare quest'ascia. Ma qualcuno ha deciso di spararmi. Che mano, eh? Speriamo mano sinistra. Mano destra. Mi attacchi faranno cagare. È una lacerazione, che significa che influisce molto di più sugli attacchi. Alla grande! E danno. Adesso fa cagare. Ok, buona fortuna. Me ne devo andare. Devo trovare un modo per andarmene. Porca c'è la miseria. Ogni cosa qua è sconveniente. Ah. Niente, me ne devo andare di qui. Solo che con quale veicolo me ne vado? Dovrò camminare a piedi. Porca troia. Non so cosa sia successo, ma è stato un evento dell'elicottero molto veloce. E più che altro mi è comparsa così all'ultimo momento a tradimento l'icona. Ma devo andare perché ho una lacerazione. Adesso speriamo che di non essere infetti, se no... Se no... Siamo belli che finiti. Una macchina... Quanti sono lì? Loro tanti. Missione per liberare la prigione. È bella che è fucked. E sono entrati qua dentro. Cosa ti serve la porta blindata se poi... se poi lì hai... le finestre normali. Me l'aspettavo peggio. Pensavo di essere morto dentro quella scatoletta per sardine. Sapevo di non dover entrare in quella macchina. Madonna mia, che tristezza. Che tristezza. Finalmente che avevo la possibilità di eliminarli tutti, mi lacero proprio la mano destra, no? Guarda che schifo che faccio. Guarda che schifo. Niente, oh. Mannaggia me. Non ho altre fasciature purtroppo, quindi sì, rimettiamo lo straccio sporco. Speriamo non sia infetto. Vorrei evitare di salutare il mio personaggino. Dolore leggero. Non c'è poi così tanta strada da fare alla fine. Dove mi trovo io? Ah sì, dai, sono quasi vicino alla città. Corriamo, facciamo che corre tutto ad un colpo. Prima che arrivi la notte. Scavalco il cancello, lì. Muretto. Con tutti gli allenamenti che abbiamo fatto, guardate, se è infetto mi metto a piangere. Come minimo. La malunga 2, quella katana faceva cagare. Non lo so io. Va tutto male in questo gioco. Facciamo un taglio, tagliamo la strada. Un taglio veloce. Accaldato, capito che sono accaldato. Temperatura. È troppo alta la temperatura del corpo, mi sa che sono infetto. Il fatto che sia gialla così, nonostante io sia svestito, mi fa pensare che sia infetto. Sì, però comunque in lacerazione alla mano quando alla fine... Voglio dire... Ho i guanti. Sono danneggiati adesso, ci credo, quindi protezione 0%, però voglio dire, ho i guanti. Sì, la temperatura interna è troppo elevata. Ok che sto anche correndo, ci sta. Però... troppo alta. C'è quel quadro che non cosa. Con la stazione di polizia. Non saprei. Non saprei. Io la vedo male. La vedo proprio male. Risposta del corpo. Isolamento. Ah, ok. Qui c'è la stazione dei pompieri.
c'è uno zombicello da 4 soldi lì. Perché si farà i fatti suoi. Sono contento di questo. Adesso, torniamo a casa, dopo questo fallimento e possibile infezione. Per combattere domani. Se ci arriveremo domani. Se infetto, la vedo dura. La vedo piuttosto dura per il mio ragazzo. Anche Vio Terzo dovrà salutarci. Ah, quale tristezza. Chiudi. Destro. Clic destro. Dormi. Vediamo se ci compare la... il sintomo nauseato. Ora come ora. Non sembra andare troppo male. Comunque, terminiamo qui con questo fallimento per ora, gente. Grazie per avermi guardato fin qui. Vi auguro di rivedervi nella prossima puntata di Project Zomboid. Ricordo di lasciare un commento, un like, magari iscrivervi al canale e condividere con i nostri amici. Vi auguro una buona giornata. Ci vediamo nel prossimo video della liberazione del Kentucky. Bella, bella.